Bentrovati al nostro appuntamento con l'approfondimento. Questa sera parliamo di un nuovo progetto che ha coinvolto l'associazione Casca al Mondo e Milano Classica. Musica, parole e tecnologia, un racconto in musica che coinvolge i giovani. Con noi per approfondire e per saperne di più il presidente di Galdus, Diego Montrone. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Buonasera, allora, un progetto innovativo che mette in connessione musica e parole. Come è nato questo progetto? Dunque, l'obiettivo ideato dalla musicista Yuriko Mikami era quello di riavvicinare o avviare delle iniziative che potessero avvicinare di nuovo giovani e adolescenti al piacere della musica. L'ha fatto cercando di coinvolgere i ragazzi nella realizzazione proprio dello spettacolo, quindi una serie di attività, di iniziative anche mediate dagli strumenti diciamo più cari adesso ai giovani come il computer, i tablet e quant'altro di informatico, per avvicinarli alla creazione di racconti, individuare della musica ideale per questi racconti e assistere, qualora i racconti vengano poi scelti, alla rappresentazione durante lo spettacolo. L'iniziativa è patrocinata da voi, da Galdus, perché siete una società che crede nei progetti culturali, soprattutto per i più giovani. Assolutamente sì, ma pensiamo che la cultura abbia a che fare con tutti e con tutte le professioni. È curioso vedere come si dà del, permettetevi, maestro sia al musicista, ma anche al grande artigiano. Quindi colui che riesce a modellare la materia, la musica, e crea un qualcosa che deve essere curato nei particolari e preparato per gli altri, di fatto è un artista. Quindi il nostro ente che forma ragazzi che andranno a fare dei lavori, dall'oreficeria alla panificazione, dall'informatica al lavoro in azienda a livello commerciale, si acquisiscono questa cura del particolare, questa piacevolezza del loro lavoro, anche coinvolgendosi in attività musicali e culturali come quella di cui abbiamo raccontato poco fa, diventeranno dei professionisti più abili, più capaci e più apprezzati. A chi è rivolto il progetto e in che cosa consiste? Allora, questo progetto è rivolto a tutti i giovani della scuola, diciamo, media, chiamiamola così, e della scuola superiore. In questo senso la presenza di Milano Classica, che è una struttura che compie quest'anno 25 anni di carriera in attività musicale rivolta ai giovani, è provvidenziale evidentemente. Inizia con il coinvolgimento degli insegnanti, che devono stimolare, questo è il loro lavoro, i giovani a partecipare all'iniziativa, appunto a stimolarli, dargli un motivo per fare quella fatica che poi gli potrà dare tanto piacere nel lavorare su dei racconti. Il sito e il progetto comunque dà delle indicazioni chiare, cioè i racconti devono essere creati in una modalità, in un modo molto chiaro, in modo da stimolarli a creare, ma con un perimetro preciso, e per stimolare anche l'abilità tecnica oltre che creativa. Questi racconti si inviano, sempre utilizzando gli strumenti informatici, a una commissione che li individua e li seleziona tra i tanti che sono già arrivati. Diciamo, i principali vengono poi inseriti in una struttura spettacolo che chiaramente ha già una sua narrazione, parla di Hana e del suo fratellino Gon, che ricevono delle cartoline da tutto il mondo e viaggiano questi due ragazzi. Viaggiano chiaramente usando la musica che rappresenta i paesi e le sensazioni che in qualche modo in quel momento si vogliono colpire, e lo stesso materiale diventa poi materiale a disposizione per i giovani per i loro racconti. Quindi all'interno di questa struttura di viaggio vengono inserite delle pillole create dai ragazzi usando sempre musica per evidenziare, per sottolineare alcuni aspetti delle loro creazioni. Allora, ricordo il sito www.cascalmondo.com oppure l'applicazione da scaricare. Io ringrazio il presidente di Galdus, Diego Montrone, per essere stato con noi questa sera. È stato un piacere, grazie a voi.